benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Nel corso delle ultime sedute uno degli argomenti principali è stato quello relativo al piano cave regionale. In aula il dibattito si è concentrato soprattutto sulle varianti. Vediamo. Il piano regionale cave si arricchisce di percorsi di partecipazione e confronto, tra cui tavoli di concertazione con i soggetti appartenenti a tutte le categorie economiche e sociali coinvolte. L'aula di Palazzo del Pegaso ha infatti approvato la variante relativa all'aggiornamento degli obiettivi di produzione sostenibile, che individuerà anche incrementi del fabbisogno contenuti nel 5% del dimensionamento complessivo del piano. Noi abbiamo presentato una risoluzione collegata dove chiediamo alla Giunta di procedere però alla concertazione con le associazioni, con le categorie, prima di fare l'attribuzione puntuale di questo 5% che, ripeto, non va a modificare i perimetri delle cave, non prevede apertura di nuove cave, altrimenti non sarebbe una variante semplificata ma sarebbe stata una variante sostanziale. Poi abbiamo anche chiesto che non si faccia questa attribuzione al materiale lapido e quindi non si incida sulle cave del marmo. Per quanto riguarda l'incremento del 5% dell'attività produttiva, fermo restando l'approccio positivo che sicuramente la Lega ha nei confronti delle filiere produttive, nei confronti dei riscontri in termini economici e di posti di lavoro che certamente queste attività garantiscono, abbiamo però messo in evidenza come sia importante valorizzare il tema della partecipazione e il tema delle audizioni, perché da quello che abbiamo visto le situazioni di incremento potrebbero riguardare situazioni limitate e quindi vorremmo capire se c'è un interesse generalizzato, in quali limiti o se tale non fosse, anche alla luce di quello che abbiamo proposto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, e cioè di rivedere il piano regionale delle cave. Intanto in Toscana si va verso il bando per l'assegnazione del trasporto marittimo, un tema che ha fatto molto discutere nel corso delle ultime settimane in Consiglio regionale. Proprio per questo motivo c'è stata in aula un'informativa dell'assessore regionale ai trasporti Baccelli. Ha riscosso grande interesse anche senza compensazione pubblica la tratta Piombino-Portoferraio, mentre senza corrispettivo pubblico non c'è interesse per le altre tratte e per l'ambito di Capraia e Giglio. Lo ha comunicato nell'aula del Consiglio regionale l'assessore ai trasporti Stefano Baccelli, illustrando i passaggi sulla predisposizione del bando per l'affidamento del servizio di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'arcipelago toscano. Il contratto con l'attuale gestore Toremar avrà a termine il 31 dicembre 2024. Dopo aver avuto un intenso confronto con il territorio interessato, i sindaci dell'arcipelago, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali e i sindacati, ha evidenziato Baccelli, si è aperto anche un questionario sulle esigenze di mobilità degli utenti. Adesso sono previsti solo gli ultimi passaggi prima dell'avvio delle procedure finalizzate per l'assegnazione delle linee. L'assessore Baccelli ha presentato una comunicazione molto stringata nella quale ha ricostruito i passaggi che la Giunta ha fatto in questi mesi con tutta una serie di attori, ma non ha sciolto i nodi che invece noi abbiamo voluto porre e che stiamo cercando di condensare all'interno di un documento votato all'unanimità dal Consiglio, ovvero sia alcune caratteristiche del bando. Il primo è il lotto unico, perché non possiamo accettare l'idea di una frammentazione che scarichi sulle
tratte più deboli i costi e rischi di tagliare i trasporti, soprattutto per le isole minori, Capraia e il Giglio in particolare, ma anche per alcune corse dell'isola d'Elba. Poi c'è un problema di tariffe, perché il lotto unico evidentemente può consentire di giostrare sulla parte buona del trasporto marittimo, cioè quella per esempio fa riferimento al turismo, per consentire anche attraverso un contributo della Regione Toscana di ammortizzare le tariffe a favore dei residenti, in modo particolare i pendolari e gli studenti. E poi abbiamo chiesto alcune garanzie di natura ambientale, come per esempio l'adeguamento della flotta, un ringiovanimento della flotta, anche lavorando magari sulla durata del contratto di affidamento. Il bando deve essere assolutamente unico, lo aveva detto anche l'assessore all'ultima interrogazione che avevo presentato, che ci sarebbe stato un lotto unico, però si parla di un non finanziamento di una tratta, perché si garantisce commercialmente che è quella Portoferraio-Piombino. Questo chiaramente noi non lo possiamo accettare. Poi è chiaro che in mezzo al contratto di servizio e al bando ci sono tantissime altre necessità che abbiamo rilevato, e quindi carenze che devono essere riportate in una dimensione per cui i cittadini dell'arcipelago toscano non siano ancora una volta penalizzati e considerati cittadini di serie B. I residenti debbano essere garantiti, che non ci debba essere un pensiero da parte della Giunta di voler risparmiare su questo tipo di servizio, che è un servizio, ripetiamo, di continuità territoriale, che deve appunto garantire la possibilità ai residenti di poter muoversi e vivere, per in particolare per motivi di salute, per motivi di studio, per motivi di lavoro, con pari dignità rispetto ai cittadini della terraferma. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, invece nell'aula di Palazzo del Pegaso ha risposto ad un'interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle e riguardante il caso delle bibliotecarie di San Miniato. L'indirizzo è quello della salvaguardia dei posti di lavoro una volta conclusa la ristrutturazione della biblioteca di San Miniato Basso. Lo ha riferito in consiglio regionale il governatore della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo a una interrogazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, in seguito al mancato rinnovo dell'appalto che vedeva occupati 7 dipendenti. Sebbene non sia materia di competenza della Regione, ha affermato Giani, ho chiesto chiarimenti al sindaco Simone Giglioli, che ha rassicurato sulla vicenda. Bene che il presidente Giani abbia deciso di farsi carico e soprattutto di ascoltare le parti direttamente interessate, cioè le lavoratrici e i lavoratori della biblioteca di San Miniato, perché quello che è accaduto ha troppi aspetti che non ci convincono, e soprattutto se è corretta, come lui ha detto, la ricostruzione che abbiamo fatto nel testo della nostra interrogazione, appare a tutti gli effetti che l'internazionalizzazione dell'impiego di queste lavoratrici, che le vedrebbe a questo punto messe alla porta, ha tutto il sapore di una specie di punizione, perché hanno segnalato quelle che erano delle gravi carenze strutturali di sicurezza nel luogo di lavoro. Ecco, se questo fosse vero, e lo mettiamo naturalmente in via dubitativa, allora è necessario che si faccia davvero questo approfondimento, perché queste 7 persone di fatto si sono ritrovate a non poter più lavorare all'interno della biblioteca, e adesso ci sono anche delle questioni che riguardano, diciamo, le vie giudiziarie purtroppo, e semplicemente da quella che è la loro visione, per le segnalazioni che hanno fatto e per il fatto di non avere in questo modo fatto cosa sgradita, diciamo, al comune, anche perché questo piano di internalizzazione, come appare evidente dai documenti, prima non c'era. Appunto, bene che il presidente se ne faccia carico insieme al comune, al sindaco stesso, insieme ai sindacati e alle lavoratrici, in modo che senta tutte le versioni e soprattutto veda e accerti personalmente come sono andate le cose dagli atti della giunta e dalle delibere, che sono quelle che alla fine renderanno giustizia a come sono andate davvero le cose. In Consiglio regionale è approdato anche il bilancio dell'attività per l'anno 2023 del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con l'Aula che ha espresso apprezzamento.
In Palazzo del Pegaso è stata illustrata la relazione delle attività del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel corso del 2023. L'Aula, su proposta della prima commissione consiliare, ha espresso apprezzamento positivo per i risultati conseguiti, impegnandosi a sostenere e supportare fattivamente il percorso intrapreso con l'obiettivo di migliorare gli standard di efficienza e le capacità di risposta dell'ufficio nei diversi ambiti di competenza. È stato un anno intenso quello del 2023 per quanto riguarda l'attività del Garante, che si è ancora una volta concentrata su tutte le funzioni tipiche che il Garante assume rispetto alla tutela dei minori nel territorio regionale. Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori. Si sono inoltre portate avanti molte delle progettualità che erano già esistenti nel territorio regionale che connotavano l'attività del Garante, come ad esempio il progetto che si è concentrato sul tema dell'autismo nei minori, e in ogni modo è proseguita l'attività del Garante, della dottoressa Bianchi, sia per quanto riguarda la convegnistica a livello nazionale sia per quanto riguarda l'attività seminariale. Particolare il contributo portato dal Garante alla formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, in quanto l'elenco è stato aggiornato e implementato di ben 38 unità. Noi da sempre sollecitiamo il Garante dell'infanzia a fare meglio e a fare di più. Non nascondo il livello di critica che ho sempre portato avanti nei confronti del Garante. Non ho mai condiviso fino in fondo la politica del Garante dell'infanzia, perché ritengo che questo debba essere un servizio che possa dotarsi di un'attività maggiore, propulsiva, e abbia delle possibilità di agire in termini non soltanto di proposta ma anche di risoluzione delle problematiche che oggi nell'infanzia ci sono, non soltanto nella nostra regione, sono ovunque, ma siccome noi l'abbiamo istituito deve essere svolta un'attività più puntuale, più di massima attenzione, più di vicinanza nei confronti delle istituzioni comunali e più propulsiva nei confronti degli enti regionali. Quindi il nostro è un punto di caduta critico, non da ora, da sempre, rispetto a un'attenzione che vorremmo maggiore nei confronti dei ragazzi e soprattutto dei minori. Chiudiamo con l'arte. Negli spazi espositivi di Palazzo del Pegaso, in mostra Persia, con i volti delle città storiche dell'Iran. Ritratti e paesaggi in bianco e nero raccolti lungo un viaggio intrapreso nel 2022 dal fotografo Sauro Bani nelle città storiche dell'Iran, in mostra negli spazi espositivi del Consiglio regionale fino al 6 luglio. Nella collezione di volti, storie e attimi di vita quotidiana traspare un inno alla libertà oltre la propaganda e i regimi. La mostra Persia è approdata in Palazzo del Pegaso grazie alla proposta del consigliere Massimiliano Pescini, da poco scomparso. A lui è stata dedicata dall'artista e dal presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo. È stata un po' una scommessa, perché siamo partiti in un momento veramente particolare. Era iniziata da poco la protesta delle donne iraniane e siamo andati là con, proviamo, perché ormai si era comprato il biglietto e si doveva fare questo viaggio. Ed è stata veramente un'esperienza unica, perché abbiamo avuto un'accoglienza incredibile con un popolo, come ho detto nel titolo, un popolo gentile, un popolo che si rifà a tradizioni millenarie di accoglienza del passaggio delle carovane. È stata veramente una scoperta, ed è stato lo scoprire un popolo sottomesso da una banda di tiranni, che in qualche modo, ecco perché la proposizione di una mostra che in qualche modo vuole riqualificare un rapporto con la Persia, diciamo. Il fatto è che ho scoperto, a differenza di altri popoli islamici, e non è un popolo islamico secondo me, che si nasconde e non vuole che essere fotografato perché gli rubi l'anima, no. Io tutte le volte chiedevo gentilmente di farsi una fotografia, si mettevano in mostra e io facevo la fotografia senza nessun problema, ma questa è stata una cosa generalizzata proprio, ecco perché c'è tanti volti.
Questi erano tutti i principali argomenti della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento torna ovviamente la prossima settimana su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.